I soldi sono un test. Come ti dicevo ieri, Gesù non ha lodato l'amministratore disonesto per la sua disonestà. È proprio il contrario, perché chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Luca 16, 10-11. Ecco scoperto un altro segreto. I soldi sono un test. Se riesci a gestire bene il denaro, potrai gestire cose che valgono molto di più del denaro, cose che hanno un'importanza eterna. Sii un amministratore onesto e fedele in tutto ciò che Dio ti ha affidato, incluso il denaro. In questo modo ti saranno affidate ricchezze sempre più grandi. La prima cosa da fare è crescere nel regno. Matteo 6,33. Vorrei pregare per te. Caro Padre Celeste, grazie per il mio amico prezioso. Ti chiedo di guidarlo e preservarlo da ogni male, che possa crescere ogni giorno in modo sano in te e che tu possa affidargli sempre maggiori ricchezze da gestire per il tuo regno. Nel nome di Gesù. Amen. Per contribuire a un miracolo ogni giorno, clicca sul link che trovi in calcio alla mail oppure visita il sito scoprigesù.it. Gestisci quello che hai per il regno, riceverai di più. Grazie di esistere. Emmanuel Go.